terribile evento a Montalbino è stato riscontrato pochi giorni fa nei lontani di Montalbino, in un piccolo parcheggio situato a metà strada. Una grande discarica di Ethernet di copertura in amianto lasciato indietro anche in civile, un posto molto frequentato da coppiette, cioè mezza la notte, e si consiglia di evitare di andare più in quel posto finché non verrà tutto ripulito, perché c'è un alto pericolo di tumori. Come vedrete dalle immagini, sono stato anche ritrovato un sacco di sacchi di spazzatura che questa volta, per fortuna, è stato possibile ritracciare malfattori che verranno puniti dalla legge con una grande multa e non solo, di sicuro anche una denuncia penale, così la prossima volta impareranno a fare questi scempi in montagna. Montalbino, ci risiamo, sporcizio ovunque, sacchi dell'immondizia lasciati nel verde. E quello che dovrebbe essere un polmone d'aria pulita del nostro territorio si è trasformato ormai in una discarica a cielo aperto. Alla nostra rubrica Ufficio Reclami sono state inviate immagini che non andrebbero neanche commentate, tanto sono eloquenti. Mettono in evidenza l'inciviltà di molte, troppe persone che non vogliono bene all'ambiente in cui vivono, che rischiano di emanare una sentenza pericolosa per i nostri, i loro figli, per l'aria inquinata che respireranno, soprattutto quando qualcuno poi ne subirà i danni, forse sarà troppo tardi per ripensarci. E allora bisogna darsi tutti una scossa e evitare che ciò accada, bisogna denunciare queste persone che commettono queste infrazioni, che andrebbero punite severamente. Il telespettatore che ha realizzato le immagini ha addirittura aperto alcuni sacchi di rifiuti rinvenuti sul posto e all'interno vi ha trovato spesso materiali di risulta, pavimenti in legno, cartongesso, segatura non meglio identificata, carte, cartacce, documenti che il vento ha poi sparso dappertutto. Ha allertato carabinieri e vigili urbani, il nostro telespettatore ha denunciato tutto e spera che venga preso finalmente qualche provvedimento. Ma a reagire adesso devono essere tutti quelli che hanno a cura il nostro territorio, perché queste riprese sono un altro cazzotto incassato e che fa male per davvero.